Amici di Valdo TV, ben ritrovati. Oggi ci troviamo a San Gervasio di Lentiai presso il Bontaier per la presentazione delle croste di polenta Dolomais. Bontaier è uno scrigno non solo di prodotti naturalistici ed enogastronomici, ma anche di cultura. Guardate infatti intorno a me più di 800 taglieri scolpiti o dipinti da diversi artisti locali e non. In compagnia di Angelo Paganin, gestore ed anche cuoco di questo magnifico posto che è il Bontaier. Angelo, il pizzico di originalità che voi mettete in ogni piatto è sicuramente qualcosa che non si trova facilmente al supermercato. Tra le vostre proposte tantissimi piatti che conciliano la tradizione però anche con l'innovazione. Ecco, io vorrei che tu facessi una considerazione su questo e sul ruolo che ha il Bontaier proprio nella cucina della tradizione bellunese. Sì, Bontaier è nato nel 91 con mia moglie e Dio, e poi si è evoluto negli anni. Adesso abbiamo una cucina sempre molto tradizionale, però con un pizzico di innovazione, soprattutto quando sono entrati i nostri giovani, i miei figli e mio cognato Massimo, che adesso è lo chef in cucina, e questa sera avete modo di gustare tutte le sue preparazioni, che sono veramente eccezionali. Questa sera ci sarà una cena a tema, e il tema sono le Dolomais. Le Dolomais sono le classiche croste di polenta che una volta venivano staccate dal paiolo. Noi da lì siamo partiti e abbiamo ricreato appunto queste croste, però in un modo un po' diverso, in modo che siano utilizzabili in cucina. Infatti sono molto versatili, si possono preparare moltissimi piatti, e come le dicevo prima avrete modo di gustarli questa sera, dall'antipasto ai primi, ai dolci e così via. Sono veramente eccezionali, e fra poco partiranno anche delle aromatizzazioni, e anche con queste si possono preparare dei piatti veramente buoni. L'idea delle Dolomais, quali caratteristiche particolari ha questo prodotto? Ma che è molto genuino, innanzitutto perché sono proprio le classiche croste di polenta di una volta, quindi gli unici ingredienti sono acqua, sale e farina. Una farina di mais sponcio integrale, quindi è il massimo della genuinità, che poi vengono essiccate in forno, quindi non fritte. Poi in futuro, come dicevo prima, ci saranno delle aromatizzazioni, però anche lì staremo attenti a metterci degli ingredienti comunque sani, genuini, quali potrebbero essere, che so, il rosmarino, l'aglio, cipolla e altre cose. Angelo, secondo te è un punto di forza credere nella tradizione e nel territorio sul quale si lavora? Assolutamente sì, noi dobbiamo promuovere il territorio, non le singole aziende, ma il territorio che ci dà che dà la forza alle singole aziende poi di evolversi. Qualche anticipazione su queste giornate di presentazione delle Dolomais? Questa è la prima serata, perché sono le lanceremo proprio questa sera, sarà proprio il lancio delle Dolomais, e poi in futuro abbiamo già in serbo altre occasioni dove pubblicizzarle e farle conoscere, perché sicuramente adesso il grande problema è farle conoscere al pubblico. Dove vi possiamo seguire e dove possiamo trovare tutte le news del Bontaier? Beh, nel sito Bontaier, ma soprattutto nel nuovo sito adesso dolomais.com, e lì è appena stato fatto, quindi non è ancora il massimo come sito, però c'è già un buon inizio, poi lo approfondiremo strada facendo con altre ricette, e chi ha voglia può appunto entrare nel sito e trarre dei consigli nel ricettario come usare appunto le Dolomais. Di
di Giuliano Vantaggi. Giuliano Vantaggi che ora scosta questo meraviglioso albero di croste e ci dà un commento della serata e anche di questo prodotto che è fatto al 100% anche con l'acqua che proviene dalle Dolomiti, e Dolomiti non lo dico non a caso. Esatto, perché si chiama Dolomais, è la crosta di polenta, ormai Angelo si è ritagliato uno spazio in questo mondo delle croste di polenta e da oggi sarà il nuovo prodotto simbolo delle Dolomiti.